In galera andrai, io ti denuncerò. Tu penserai di essere stato oltraggiato da me, ma io ti denuncio per devastazione ambientale, ti porto davanti a un giudice che ti farà cadere. Sono pronto a denunciare il sindaco di Francavilla e l'ultima provocazione di Vittorio Sgarbi, che interviene a gamba tesa sull'affare Palazzo Sirena, prima con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in cui inquadra un water dove ha appena fatto i bisogni e spara zero contro il primo cittadino e il suo progetto di riqualificazione del centro città, poi direttamente davanti al cantiere tra gli epiteti dei contestatori favorevole al progetto del sindaco e gli applausi dei no abbattimento. Sgarbi non è nuovo ad interventi sulla sorte dello storico palazzo di Francavilla, fa parte degli intellettuali chiamati in causa dal comitato civico Risorgi Sirena, che si è battuto ed ancora lo sta facendo per la salvaguardia di quello che ritengono un palazzo pubblico patrimonio storico della città. Con toni certamente meno iperbolici, sulla stessa lunghezza d'onda di Sgarbi, ci sono anche altri uomini di cultura, come ad esempio l'architetto Fuxas, tutti convinti che il manufatto ricostruito nel 1947 ed edificato sulle macerie del palazzetto Liberty preesistente, distrutto dal bombardamento del 43 ad opera delle truppe naziste, rappresenti una testimonianza storica imprescindibile per la città, degna di vincolo da parte della soprintendenza. Dimettiti e salva la tua città! Ma non puoi farlo perché sei troppo balordo, sei proprio un balordo di quartiere. A stretto giro è arrivata anche la risposta, sempre mezzo social, del sindaco Luciani, che nel frattempo non ha alcuna intenzione di fermare le ruspe, a lavoro almeno fino a domenica. Risposta che questa mattina ha ribadito anche al nostro microfono. D'altronde, come si può far a considerare una persona che si mostra nudo, completamente nudo, senza il minimo pudore, che dice cose senza sapere neanche cosa sta dicendo? Ha parlato di una costruzione di un nuovo palazzo, ha fatto vedere le foto come se si abbattesse la torre, cioè parliamo del nulla. Veramente mi dispiace per quest'uomo che forse nella sua vita un minimo di sapienza l'ha dimostrata, ha avuto un periodo di minimo splendore, ma ora è proprio vederlo ridotto così è un dispiacere. Ruspe e polemiche viaggiano parallele. Il deputato di MDP Gianni Melilla, che martedì aveva partecipato alla manifestazione no abbattimento, rilancia la battaglia. Secondo Melilla, per demolire un edificio pubblico come Palazzo Sirena, del valore di vari milioni di euro, sono stati sperperati 332.000 euro per la ditta esecutrice e 27.000 per l'ingegnere progettista, senza nessun intervento da parte degli organi dello Stato, che dovevano evitare una scelta irrazionale e dannosa. Non sa che qui c'è stato il 69% di ribasso e che quindi la somma che stiamo spendendo è di circa 150.000 euro, che per adeguare il palazzo alle normative attuali sarebbero occorsi milioni di euro. Quindi quando si parla di spesa, io ho adottato la soluzione che prevedesse la minor spesa per i cittadini.